l'anno, che poi è anche un po' il grande sconfitto di Interlagos, ma non sconfitto perché battuto da Verstappen, ma sconfitto perché ha commesso di nuovo tanti errori, perché in partenza si è fatto fregare da Russell, e questo è passato un po' in sordina come tema, perché poi la bandiera rossa, tutto il resto, siamo d'accordo, però in partenza lui ha perso la posizione da Russell. Fosse stato davanti a Russell, magari avrebbe avuto un ritmo diverso, avrebbe potuto fare delle scelte strategiche diverse, non lo sappiamo. Poi alla ripartenza è andato lungo, che è un altro errore grave che gli ha fatto perdere particolarmente tempo. Insomma, questo Lando nel corso della stagione sembra andato peggiorando con i suoi difetti, se vogliamo. Voi che dite? Soffre la pressione, la soffre tanto. Allora, diciamo, non per spezzare una lancia a suo favore, però sentivo le interviste post gara di Andrea Stella e sulla ripartenza dove dicevi che è andato lungo. Allora, ovviamente Andrea Stella difenderà sempre il suo pilota, però pare che Norris, come anche altri piloti, tra cui Russell, avesse problemi di bloccaggi da inizio weekend, e pare che ci sia stato questo problema ovviamente nella ripartenza. Poi insomma, vai a capire se è vero o no. Io non so, se credere ad Andrea Stella. Allora, secondo me Norris sicuramente aveva più passo rispetto a, per esempio, a Russell. Ha fatto tanti giri dietro a Russell perché le condizioni francamente non permettevano di sorpassare. Voi mi direte che nelle stesse condizioni Verstappen ha superato, però Verstappen non lo so. In ogni caso concordo, cioè se avesse vinto il mondiale era veramente merito di una vettura eccezionale. Una vettura quasi, mi verrebbe da dire, universale, nel senso che veramente è andata bene in tutte le condizioni. Sì, poi, allora, sull'acqua di Interlagos c'è stata qualche difficoltà, ma io, diciamo, collegherei più queste difficoltà a errori dei piloti più che alla vettura in sé, perché secondo me la vettura in sé probabilmente non se la sarebbe giocata con Verstappen, ma un secondo e terzo posto era perfettamente alla portata, non so se concordate. Assolutamente. Assolutamente sì, decisamente sì. Però sai, secondo me, ecco, se dovessi dare una colpa a Norris, per me l'ultima è la gara di Interlagos, che comunque è stata un po' troppo una gara lotteria. Certo, poi ha ragione Antonio, ha sbagliato anche lì, però secondo me i veri errori li ha fatti prima. Perché in condizioni di bagnato ci può stare che il pilota sbagli, poi è vero che magari uno dice però Verstappen non sbaglia, sì, ok. Però secondo me le opportunità le aveva già perse prima. Doveva già comunque arrivare a Interlagos molto più vicino. Poi evidentemente non era destino, perché se pensiamo che ci fosse stata gara asciutta sarebbe stato interessante vedere cosa poteva succedere con Norris dalla prima fila e Verstappen 17esimo. Lì magari anche lì la sorte forse non ha voluto che lui quest'anno lottasse per il mondiale. Il problema è che secondo me quest'anno ha perso una grossissima occasione, non è detto che l'anno prossimo gli possa ricapitare, perché credo che l'anno prossimo il suo rivale principale sarà il compagno di box, che mi sembra avere un altro tipo di carattere. Anche Piastri in realtà è anche un po' un oggetto misterioso, perché va tanto forte in alcune occasioni, abbiamo visto a Baku la vittoria di Baku, però poi si appiattisce spesso. Forse va bene, anche lui alla seconda stagione gli si perdona un po' tutto. Poi dobbiamo parlare un po' di questi rookie, tra l'altro i rookie che abbiamo visto in pista Interlagos, che hanno dato spettacolo, chi più chi meno, e chi in modo sano e chi schiantandosi contro le barriere. Però ecco, anche Oscar Piastri è un pilota in costruzione, che secondo me ha del potenziale elevatissimo. Però quest'anno McLaren avrebbe fatto meglio, secondo me, a puntare forse un modo più netto su Lando, perché Piastri è vero, ha già mostrato un po' di brillantezza, però poi si è anche un po' perso per strada in alcune occasioni. Secondo me, cioè, per fare una battuta, Piastri ha smesso di andare forte quando gli hanno chiesto di aiutare Norris. Da quel momento lì veramente... Io penso che questa non sia una battuta, ma sia la verità. Cioè, inconsciamente l'ha data un po' su, diciamo così. Ah sì, ricollegandomi sempre a quello che dice C-Doctor, ovvero che il suo non voler accettare l'inferiorità verso Verstappen in questo momento, quelle dichiarazioni un po' strane a fine gara, non so se l'avrete sicuramente sentite, lui che dice per come è andata questa gara non è talento, è fortuna, vincere qui non era talento, era fortuna. Io le ho lette in modo molto meno aggressivo di come l'hanno lette alcuni media. Lì Norris ha semplicemente detto, ragazzi, lì è anche un po' il ci sta, l'abbiamo detto tutti.
sono circostanze che non puoi di fatto controllare sempre. Se ti trovi in posizione di vantaggio, poi rimani davanti. Però ecco, sì, oggettivamente Landon fa fatica ad accettare un Verstappen iperaggressivo nei suoi confronti, e forse non è effettivamente pronto ad una lotta al titolo contro un pilota come Verstappen. Magari un altro pilota sì, ma Verstappen, ragazzi, Verstappen per me è il miglior pilota che c'è in griglia in questo momento. Quindi, come diceva Jacopo, che Verstappen dietro Leclerc poi non ha cercato un sorpasso aggressivo, lo si può leggere in tanti modi. Il primo modo, secondo me, quello vero, è che era Leclerc e non Norris. Fosse stato Norris, Verstappen, con l'idea del tanto se ci buttiamo fuori andiamo fuori entrambi, mi va bene a me, l'avrebbe tentato magari un attacco un po' più al limite. Con Leclerc invece dice devo portare dei punti a casa. Però c'è anche la questione che Leclerc poi è uno che sa difendersi se lo vai ad attaccare anche un po' oltre il limite. Io una sfida mondiale fra Leclerc e Verstappen lo voglio vedere prima o poi. Magari